canale Meli Made in Sud. Come avrete letto dal titolo, oggi svuota la spesa. Se mi vedete particolarmente luminosa e radiosa, come una bella lampadina, ho acceso la ring light perché piove, c'è un cielo tutto coperto, nero, 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 e non si vede una mazza. Stamattina sono andata a fare la spesa, così per un pelo non ho subito gli effetti della pioggia intensa e intensiva. Vabbè, bando alle ciance. Prima di iniziare vi ricordo che mi trovate su Instagram con il nick melimadeinsud_official. Ve lo scrivo qui. Adesso parto con lo svuota la spesa. Sono stata da Ipercop. Vabbè, ve l'ho detto, è stradetto. Ho preso il pane fresco perché c'è la panetteria. Nel mentre mi arrivano tanti messaggi, quindi se a volte il mio sguardo, la pupilla pupullea da un'altra parte, per questo. Allora, ho preso il pane di semola, freschissimo, 3,60 € il chilo. Aspettate che ve lo faccio vedere, eh. Ho rotto la busta. Ecco qua, vedete? Mamma mia, come odora questo pane! Poi ho preso una confezione da 6 litri di latte, c'è la promozione, non mi ricordo il prezzo, ve lo metto da qualche parte, se riesco vi metto i prezzi. Lo so che vi piace vedere il prezzo quando parlo, indico un determinato prodotto, mostro un determinato prodotto, però in fase di montaggio impiego tantissimo tempo. Questo è il motivo per cui ho smesso di inserire il prezzo. E tutta la spesa ho pagato una settantina di euro, ok, però tenete presente che già il latte, allora ogni litro di latte l'ho pagato 88 centesimi, per 6 litri. Guardate, ho preso questo, il Parmalat. Ok. Togliamo il latte e il pane. Aspettate un secondo. Mamma mia, sono proprio lunare, vedete? Mi lunisce, sono una luna. Poi ho preso, purtroppo ne ho presa soltanto una perché non ce n'erano più. Anche questa è in sconto forse, della Mutti, la passata di pomodoro. A Pumerol. E poi ho preso, questa è tra le mie preferite, è uscita da poco, relativamente da poco, prendetelo con le pinze, ma senza che mi ripeto ogni volta, della Garofalo, potere al pomodoro, passata di pomodoro della Garofalo, pomodoro 100% italiano, 700 grammi. Questo l'ho pagato un euro e qualcosa, più di un euro l'ho pagata sicuro, è buonissima. All'interno trovate pomodoro, sale, acido citrico, quindi il correttore di acidità, origine pomodoro Italia. Eccola qua, non so se voi l'avete mai provata, l'avete mai accattata come una passata preparata in casa. Garofalo, Mutti, anche Petti mi piace, ma di meno. Garofalo, Mutti e Alcenero sono le mie passate preferite in assoluto. Ci sono anche altre che sono buone e sono molto gradevoli, però vi sto dicendo proprio nell'Olimpo degli Olimpi. L'Olimpo, nonna Nina, nonna, una bambina Nina, c'è, tava gira, 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 ta, pollo, pollo combina guai, tarava, Casa Coop, candeggina classica, smacchia, sbianca, igienizza, 2,5 litri. Questa la compro ciclicamente, mi dura un bel po' perché, scusate, la candeggina come... Ah, sono stata un'altra volta con l'influenza, un dolore alla gola allucinante, ho dovuto prendere delle bustine per il dolore alla gola, ma non ho avuto dolore alle tonsille, proprio alla gola sono stata malissimo, quindi scusate per la voce se ho ancora, diciamo, un pochino di affanno per male, un raffreddore che manco ve lo dico. Comunque, dicevo, i detersivi dipende come si utilizzano, se si dosano bene, se si sanno gestire, se si utilizzano nel modo corretto. Quindi i detersivi, se teniamo conto di tutte queste cose, durano tanto. Non compravo la candeggina da un sacco di tempo. Poi ho ripreso il Viagal, perché quello che lo sciogli calcare che ho, sempre Viagal era, no,
era lo smack, è quasi finito, proprio ce n'è un dito e ho ripreso questo qui. C'è la versione classica e la versione fresco profumo, rosa di primavera, non profuma di rosa, ha il profumo classico del Via Cal con una leggera fragranza, ve lo dico perché magari mi ci manca un profumo di rosa, no. Ah, poi ho preso la carta igienica rotoli XXL Maxi, questi qua. Poi ho preso della Galbani, novità, Santa Lucia Nuvola, è uscita già da un po' di tempo, spalmabile, fresco alla ricotta, meno 30% di grassi, consistenza soffice e leggera, è buonissima, eccola qua. Non so se l'avete mai provata, provatela perché è favolosa. Vi faccio vedere la lista ingredienti e come dice la mia carissima Giovanna, Giovanna ti mando un bacione grande. Allora, si capisce che è buona perché che degli ingredienti c'è, che lei è un'intenditrice. Ciao Giovanna, intenditrice. Anche se comunque ci sono, ma sono a fuoco o no? Non sono a fuoco, vabbè, non mi vuole vedere la videocamera. Poi di Coop ho preso lo yogurt intero bianco naturale, mezzo chilo, 500 grammi, è buonissimo, 100% latte italiano, non ha nulla da invidiare alle marche più blasonate, all'interno non c'è zucchero, yogurt stop. Poi vi faccio vedere una cosa che ho acquistato, l'ho messa in un congelatore perché altrimenti si sarebbero Per sciolti. me È il re dei gelati. Sì, c'è il cornetto Algida, il cremino, ci sono il Solero, ve lo ricordate? Il Solero, ci sono tanti gelati che sono delle vere e proprie icone, ma per quanto mi riguarda, il re indiscusso è lui, è il Magnum, so. Un Magnum, so. E vi passa la paura, è tra i miei gelati preferiti. L'ho preso, anche Giulio lo adora. Ogni tanto dosato, ogni tanto dosato, va bene anche il Magnum. Mamma mia, è buonissimo. Anche la versione mandorlata è buona, ma ecco, se proprio dovessi scegliere, me la scegli solo un gelato, puoi scegliere un solo gelato, Magnum classico. E il vostro, qual è il vostro gelato preferito in assoluto? Ma veramente ti sei da frevo? Detto che la sensazione No, vero, ma ti sembra frevo o no? sì, mi sembra che tu sei un volete che non so di dici Co? però Ma dov'è che starnutito? Ma sono quando con matre mi... Ma mica starnutito? questo Cosa? Non zongo? Non zongo che? E chi fosse che non mi toccate un po'? Io? Ma vita rotoni hai io senza sto... freno, 35 Ma tentatori, chi? Mi si deve avevo un po', stiamo morire! morendo, Sì, ci sì, sì. prende qualcosa. Tu appena tieni 36 a mese, Io, Melania, a chi mi sei? porto qualcosa Io, rindolito, mi sento vedi, male, scusate, lo sono come un ferro, Melania, vedi? arrugginito però, una volta eri un ferro, adesso sei un legnetto. Preso. Vi faccio vedere le melanzane, così le metto subito in surgelature. Melanzane a fette, queste non me le faccio mai mancare, quindi verdure sì, fresche, peraltro ne ho, infatti non le ho comprate, ho comprato solo le melanzane perché io le adoro fatte panate in friggitrice ad aria, ma si possono fare tranquillamente o in padella o in forno. Grigliate, sono grigliate, queste mi piacciono moltissimo perché rispetto agli altri marchi non hanno semi, queste qua invece sono buonissime e sono da 450 grammi. Prezzemolo, poi aglio rosso che è il mio preferito, le sfoglie della Tuc, ci sono altre varietà tipo quella alla paprika altre, ma le mie preferite in assoluto sono quelle semplici. L'extravergine d'oliva e un pizzico di sale, queste qui buone, 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 buone. Poi ho mai Yomo, yogurt bianco più crema e granella di pistacchio. Questi qui li prendo ogni tanto perché sono una bomba proprio calorica, però questi noi non... A volte li mangia mio marito e a volte li mangia Giulio. Questo è yogurt bianco più sfera al cioccolato Ruby.
E questo Yomo Cheesecake bianco più crumble al cacao. Poi ho preso Amadori l'arrosto di tacchino, 9,90 al chilo. Ma il treccione dov'è? Ah, sì, c'è il pezzone. Sì, sì, ok, aspettate. Poi ho preso una confezione, c'era l'offerta, offerta convenienza della Mulino Bianco, 20 plum cake semplici, questi qui. Per quanto mi riguarda, il plum cake più buono di tutti è questo della Mulino Biancastro. Poi ho preso della Verzini le capsule, anche senza offerta. Mi sono fatta due conti, soprattutto, ma non è tanto il fatto del fattore economico. No, è per la tipologia di caffè, mi piace tantissimo, quindi ho ripreso Verzì anche se non in offerta. Poi ho preso una busta di Granarolo mozzarella, sono tre mozzarelle. Ho preso come novità il limited edition della Bauli, i croissant con caramello e latte. Farò un video. Poi il pane, questo è, l'avevano appena portato, era caldissimo. No, non è decongelato. Qualcuno in passato mi ha scritto, quello è decongelato. No, c'è sia il decongelato sia il non decongelato, quindi quello fresco. Anche se da Ipercoop arriva quasi tutto. Allora, il reparto dove c'è il panettiere è tutto pane fresco. Nei reparti interni tra una corsia e l'altra delle celle frigorifero, dove per esempio c'è il latte, il burro, pasta fresca, in quelle corsie trovate sia il pane fresco che il pane decongelato, soprattutto sono panini decongelati, quindi dovete leggere sempre l'etichetta, come tutto coso. Comunque ha giocato un pane, questo viene sempre 3,60 al chilo, era bollente quando l'ho preso. Poi ho ripreso i plum cake al cacao e gocce di cioccolato, questi sono tra i migliori, se non i migliori plum cake al cioccolato che io abbia mai mangiato. Sono qualcosa di favoloso. Se non li avete mai provati, comprateli una sola volta e poi dici vicino a me, Melanie ha ragione. Sono una cosa favolosa. Preparato con yogurt alla greca. La versione classica, quindi bianca, senza il cacao, con yogurt greco, non mi sono piaciuti. No. Questi sono qualcosa di... Come sono favolosi i gran pavesi, il cracker di mais, con mais e grano 100% italiano. Di questi ho già fatto una capo quando è in un pallone. Non mi soffermo, non mi dilungo. Scusate. Poi ho preso noce pesca, pasta gialla, 4,99 euro al chilo. Questi qua. Mamma mia, frutto. Mamma mia, come mi piace. Poi le susine nere. 4,48 al chilo, le banane della Chiquita, 1,59 al chilo. Poi ho preso i limoni siculi, 1,49 al chilo. Poi ho preso queste le preparo per pranzo. Ho preso le vongole, 10,90 euro al chilo, ho preso 622 grammi, pagate 6,78 euro. Le vongole ho preso e le cozze. Le cozze 4,30 al chilo. Faccio le linguine per pranzo, Giulio sarà super felicissimo. Poi ho preso il pomodoro da terino, 3,99 euro al chilo. Questi sono favolosi, li faccio in bianco perché a me piace gli spaghetti, le linguine o in generale la pasta fatta con i frutti di mare, mi piace in bianco, giusto, magari se proprio, giusto uno, due, tre pomodorini, non di più. Poi ho preso, questa è favolosa, la coppa uva senza semi, dolce e croccante, Giulio la adora. Questa anche al chilo viene un bel po', non c'è il prezzo al chilo qui? Comunque questa l'ho pagata 2,99 per 400 grammi, questa qua. E poi in ultimo ho preso un bel pezzone di zappalà treccione affumicato, mamma mia, uno tra i miei formaggi preferiti, 10,90 al chilo. Questa è stata tutta la spesa succulenta, succulentatrice.
Ma cosa sto dicendo? Vabbè, spero di avervi strappato soprattutto un sorriso. Quando mi scrivete dei messaggi in privato, mi scrivete quasi sempre grazie perché mi fai sorridere, nel senso più bello del termine, anche quando magari state attraversando un periodo non semplice. E vi ringrazio tantissimo per i complimenti, gli apprezzamenti che mi fate riguardo a l'avere fiducia in me. Si sente proprio la stima e il rispetto che avete nei miei confronti. E poi mi scrivete, spesso me lo scrivete, spesso mi è stato scritto negli anni, Melania, non cambiare mai. E questa è una cosa bellissima. E il complimento sono le parole, gli apprezzamenti più belli che una persona ci possa fare, a mio avviso e per me. Quindi grazie, vi ringrazio. Lo faccio privatamente, ma mi andava di farlo anche pubblicamente, perché anche se arriva ogni tanto qualche messaggio un po' così sarcastico, cinico, ogni tanto arriva qualche messaggio così strambo, definiamolo strambo, che forse è meglio, ma 99% la community, le persone, ecco, che guardano i miei video sono delle persone super educate, empatiche, rispettose, nei confronti miei, ma anche nei confronti degli altri. Vabbò, vabbò. Io vi mando un bacione grande, grande. Vi ringrazio per il tempo che mi dedicate. Vi ricordo che mi trovate su Instagram con il nick melimadeinsud_official. E come sempre, un bacio, un abbraccio, un tarallino dalla vostra Meli Made in Sud.